dichiarazione di voto è del senatore Pirondini. Grazie Presidente. Comincio col dire che chiaramente il gruppo del Movimento 5 Stelle è a favore di questo provvedimento. Siamo stati a favore in commissione, siamo stati a favore della procedura abbreviata la settimana scorsa e siamo anche a favore evidentemente di riconoscere a un teatro importantissimo come il Teatro Regio di Parma il simbolo, il valore di monumento nazionale, perché questo è, senza ombra di dubbio. Vorrei affermare un principio, che è quello che non vorrei che noi oggi uscissimo di qui con, tra virgolette, la coscienza pulita rispetto a tutto quello che possiamo fare rispetto alla cultura e tutto quello che dobbiamo fare rispetto a tutto il comparto culturale, perché quello di oggi è un gesto simbolico, sicuramente importante, sicuramente doveroso, ma l'articolo 2 del provvedimento che votiamo dice chiaramente che non ci sono oneri aggiuntivi alle finanze pubbliche. Quindi diciamo che il Teatro Regio di Parma è un monumento nazionale ed è vero, ed è giusto affermarlo, ed è giusto metterlo nero su bianco, ma diciamo anche che da questo riconoscimento, da questo titolo, non deriverà un euro di risorsa pubblica. Quindi da una parte c'è un valore simbolico che attribuiamo ad un monumento del nostro paese, dall'altra parte c'è un non impegno economico rispetto al tema culturale. E allora vorrei anche domandarmi qual è il significato di un teatro nel nostro paese, perché il Teatro Regio di Parma è sicuramente un monumento del nostro paese, ma io credo che noi, soprattutto in quest'Aula, soprattutto in Parlamento, dovremmo considerare monumenti nazionali tutti i teatri italiani, perché sono luogo di aggregazione, luogo di cultura. Rispetto alla funzione sociale che hanno questi teatri nei propri territori, non credo che il Teatro Massimo di Palermo non lo si debba considerare monumento, il Teatro San Carlo di Napoli, il Teatro Verdi di Salerno, il teatro Cilea di Reggio Calabria, il Teatro Rendano di Cosenza, il Teatro San Carlo di Napoli, il Teatro del Maggio Musicale Fiorentino, il Teatro Verdi di Firenze, il teatro di Trieste, il Teatro Regio di Torino, il Teatro Carlo Felice di Genova, il Teatro Comunale di Bologna, il Teatro Municipale di Piacenza, dove ha sede l'Orchestra Giovanile Luigi Cherubini, diretta e fondata dal maestro Riccardo Muti, i teatri cosiddetti di tradizione, che sono pezzi fondamentali della nostra storia, della nostra cultura, e che sono pezzi di architettura straordinaria, di ingegneria straordinaria che ci invidia tutto il mondo, il Teatro Grande di Brescia, il Teatro Donizetti di Bergamo. Nella stessa Parma c'è un altro capolavoro assoluto, che è il Teatro Farnese. Io vi invito ad andare a visitare il Teatro Farnese, che si ispira peraltro a un altro capolavoro della nostra storia, che è il Teatro Olimpico di Vicenza, del Palladio. Il Teatro Farnese è un qualcosa di assolutamente stupendo, all'interno del quale solo da alcuni pochi anni si è ripreso a fare spettacoli teatrali, un teatro da 3.000 posti tutto in legno, che vi invito veramente ad andare a vedere, perché è qualcosa di straordinario. E quindi da una parte credo che abbiamo l'obbligo in quest'Aula di considerare tutti i teatri, anche quelli di provincia, anche quelli meno importanti, che però sono un luogo di aggregazione fondamentale per tutti i nostri territori. Dobbiamo considerarli tutti dei monumenti, anche quelli che, per cui non facciamo un disegno di legge. E dobbiamo porci una domanda: all'interno di questi teatri cosa vogliamo che succeda, cosa vogliamo fare? Perché da una parte ci sono, in qualche modo possiamo dividere il teatro in due parti: quella delle persone che vanno a vedere uno spettacolo, e quindi dobbiamo preoccuparci dell'età media delle persone che vanno a vedere gli spettacoli in Italia, che è un'età estremamente più alta rispetto all'età media di tutto il resto d'Europa, e delle domande dobbiamo porcele rispetto a questo. E dall'altra parte dobbiamo domandarci che tipo di spettacoli vogliamo far fare all'interno di questi teatri. E lo dico perché anche ieri in quest'Aula abbiamo assistito ad un concerto di una formazione orchestrale proveniente dal teatro, dal conservatorio di Trieste, rispetto alla quale noi tutti ci siamo alzati in piedi 3 volte. Ecco, anche quello non deve essere un gesto di autoassoluzione rispetto a quello che possiamo fare, perché quelle ragazze, quelle studentesse che abbiamo visto ieri, fuori di qua, non hanno futuro e non hanno un lavoro nel nostro paese. E non possiamo semplicemente alzarci durante il loro concerto per riconoscere giustamente il loro valore artistico, ma dobbiamo dire a quelle ragazze, a quei ragazzi che nel nostro paese passano 10 anni in un conservatorio a studiare, che quando hanno finito di studiare c'è anche un lavoro con dei contratti a tempo indeterminato e non a tempo determinato e sottopagati. Sono stati ricordati
Sono stati no, è allucinante quello che non fate voi per la cultura da 30 anni in questo paese, caro presidente Romeo, quello è allucinante. Detto questo, io credo che si debbano fare delle cose e in questa direzione vorrei ricordare che abbiamo depositato due disegni di legge come Movimento 5 Stelle che vanno nella direzione di essere propositivi. Il primo è quello che parla degli asili musicali, perché se vogliamo che al Teatro Regio di Parma, come negli altri teatri italiani, i giovani siano interessati ad entrare, dobbiamo far sì che fin dagli asili nido i bambini entrino a contatto con l'arte, con la bellezza e con la cultura. E quindi questo disegno di legge che il Movimento 5 Stelle ha presentato e che è già realtà nel Comune di Genova, dove abbiamo fatto nascere 3 asili musicali che stanno andando molto bene, chiediamo a tutta l'Aula di sostenerlo, perché è un tema evidentemente che non ha padri politici, ma è un tema che riguarda tutti quanti. E dall'altra parte vorrei ricordare all'Aula che abbiamo depositato in Commissione Cultura, se poi parlo troppo forte do fastidio, Presidente, me lo faccia sapere, che parlo più piano per non infastidire chi continua a chiacchierare, evidentemente molto interessato al tema della cultura. Volevo dire che abbiamo presentato in commissione Cultura anche un disegno di legge per ripristinare i corpi di danza stabili all'interno delle fondazioni liriche. Questo lo dico perché anche al Teatro Regio di Parma ci sono stati grandissimi ballerini di fama internazionale che si sono esibiti, ed è anche uno dei motivi per cui oggi andiamo a riconoscere questo titolo al Teatro Regio di Parma. Di conseguenza, noi votiamo a favore di questo testo, ma vorrei pregare l'Aula, rispetto alla quale io non volevo fare polemica, ma volevo semplicemente tentare di condividere un percorso congiunto, che quello che stiamo facendo è una cosa giusta, è giusto invitare in quest'Aula delle formazioni orchestrali del nostro Paese, ma è anche giusto, una volta votato questo documento, far sì che gli investimenti per tutto il comparto culturale diventino più importanti rispetto a quelli che ci sono oggi. Grazie.